Allora, diceva l'altro ieri l'opposizione, siamo fortissimi, sì, abbiamo perso in Trentino, sì, abbiamo perso a Monza, però abbiamo vinto a Foggia, Foggia caput mundi, eravamo uniti, grillini, 5 Stelle, PD, cespugli vari, siamo fortissimi, ripartiamo, la sinistra riparta da Foggia, va bene, la sinistra riparta da Foggia, questo l'altro ieri. Grande dibattito in Parlamento, tu ti saresti aspettato un'opposizione coesa, compatta, in grado di dire alla Meloni: no, guarda, c'è un'alternativa credibile che siamo in grado di organizzare. Risultato, tieniti forte. C'era il giorno in cui la Meloni illustrava la sua posizione in politica estera, poi in questi casi viene presentato un documento da parte del governo e le opposizioni possono presentare i loro documenti. Sai quanti documenti ha presentato l'opposizione al Senato? Quattro. Sai quanti documenti ha presentato l'opposizione alla Camera? Sei. Cioè non sono neanche riusciti a mettersi d'accordo fra loro per la presentazione di una posizione unica e convergente sulla guerra e sul Medio Oriente. Ora, io vorrei dire, ma se tu hai detto il giorno prima, siamo fortissimi, siamo prontissimi, siamo qua come forza alternativa, come credibile controcanto rispetto al governo, che fai il giorno dopo sul tema decisivo della guerra, del Medio Oriente, eccetera, non riesci a mettere insieme una posizione unica, ma parte una specie di prova d'orchestra alla Fellini, in cui uno attacca da una parte, uno suona dall'altra, il trombone di qua, il l'oboe di là, eccetera. La verità è che possono tentare, questo sì, operazioni fangose di logoramento, ma non sono in grado, una volta che stiano chiusi in una stanza, di trovare un'intesa su niente, né sull'economia, né sulla politica internazionale, né sui temi decisivi. Non sono e non saranno un'alternativa credibile. Questo, badate bene, è un problema anche per il governo, perché un governo in un sistema funzionante avrebbe bisogno di un'opposizione in grado di sfidarlo, di stimolarlo, di pungolarlo, anche di metterlo in difficoltà, ma non è questo il caso.